Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Sette pakistani sono stati arrestati dai carabinieri di Desio con l'accusa di estorsione. La banda aveva preso di mira un commerciante connazionale di Limbiate chiedendogli di pagare il pizzo, ma l'uomo, un 36enne titolare di un phone center, si è rifiutato. E i pakistani, per punirlo, hanno rapito suo fratello. Nel giro di poche ore, fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a liberarlo e ad arrestare i suoi sequestratori. Il giudice ha confermato i fermi. Uno di loro è rimasto in carcere, mentre per gli altri sei sono stati scarcerati, ma sottoposti alla misura d'obbligo di firma in caserma. È scattato a Monza, nella nottata di venerdì 2 ottobre, sino all'alba del sabato, un articolato servizio finalizzato al contrasto della prostituzione nelle vie intorno a Viale Lombardia. L'operazione ha visto l'impiego di 20 carabinieri e 5 agenti della polizia locale, che hanno passato al setaccio la zona. 24 sono state le prostitute fermate, 14 romene e 10 nigeriane. Una volta fermate, le donne sono state condotte dai militari in caserma e tutte sottoposte a foglio di via obbligatorio dalla città. L'operazione non è passata indifferente allo sguardo dei cittadini di quella zona di Monza che, svegliati nel cuore della notte dai lampeggianti delle auto dei carabinieri, hanno accolto con applausi e ringraziamenti l'intervento dei militari. Nessuna certezza sul futuro della Elves Italia di Nova Milanese, azienda di servizi che si occupa di impianti tecnologici e di robotica. E soprattutto nessuna certezza sul futuro dei suoi dipendenti, molti dei quali in cassa integrazione a 0 ore da febbraio, persone che hanno percepito gli anticipi degli ammortizzatori sociali soltanto per un paio di settimane. Gli altri lavoratori in cassa integrazione a rotazione è da maggio che non vedono il salario. Questa mattina è scattato quindi lo sciopero generale, che potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Venerdì prossimo è previsto un altro incontro nel quale saranno valutate le proposte dei lavoratori ed eventualmente anche la richiesta di cassa integrazione straordinaria. In totale i lavoratori coinvolti sono 73. Ha forzato le portiere di 6 auto in sosta e ha rubato 2 bancomat, un navigatore, uno stereo e un paio di occhiali da sole. Per questo un idraulico, un 34enne monzese già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato stanotte dai carabinieri di Monza. Il ladruncolo aveva addosso un paio di forbici usate per forzare le portiere delle auto. Parte oggi in Lombardia la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale. Per i soggetti a rischio sono a disposizione 1 milione di dosi, per tutti gli altri il vaccino è in vendita nelle farmacie. La campagna contro l'influenza A partirà invece il 15 novembre prossimo. Le previsioni del tempo per domani, martedì 6 ottobre. Domani il cielo sarà nuvoloso per nubi basse, con addensamenti più frequenti su settori occidentali e meridionali. Possibilità di schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni a carattere di piovigine in mattinata su pianura occidentale ed Appennino. Non si escludono isolati e brevi rovesci nella notte e dal tardo pomeriggio su Alpi di confine. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra i 12 e i 16 gradi e massime tra i 22 e i 25 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani. Una buona serata a tutti.